Se sbagli, paghi. E questo quello che è venuto fuori ieri sera dalla partita del Trapani al Massimino di Catania. A partire dal rigore di Evacuo che si è scagliato sulla traversa, i Granata hanno giocato la loro partita, chiudendo sullo 0-0 il primo tempo. Al rientro, in tre minuti, due errori sanciscono il doppio vantaggio della squadra di Sottil, che poi deve solo arrivare alla fine per godersi la vittoria. A nulla può la rete di Golfo nel tentativo al 70° di riaprire la gara. Da cosa si riparte dopo la prima sconfitta del Trapani? Di sicuro dalla prestazione. La nostra miglior partita, la più bella partita del campionato, prendi tre gol, vai a casa sconfitto, e attraverso una prestazione di altissimo livello. Io l'avevo paragonata a una partita di Champions League, vuol dire che ancora il Trapani in Champions League in questo momento qua fa fatica, e torniamo a casa consapevoli che se questo è il Trapani potrà fare grandi cose da qui in avanti. Sono arrabbiatissimo per il fatto di tornare a casa senza punti, quindi questo è normale. Abbiamo avuto 10 minuti di blackout, non so se dire spiegabili, non so se dire merito del Catania, demerito nostro, però ho visto giocare i ragazzi con grande personalità, era quello che gli avevo chiesto. E sinceramente più di andare a analizzare i tre gol subiti e vedere se in futuro si riesce a mettere una pezza o a comportarsi in maniera diversa, sinceramente non posso dire altro ai ragazzi. Non siamo la squadra che prende e va all'arrembaggio, è venuta fuori una situazione dove Mannè è ripartito a campo aperto e penso che si poteva fare molto di più, perché a quel punto uno contro uno Marotta, non mi ricordo con chi, e poi un tiro che lì Andrea poteva fare molto ma molto di più. Penso che può anche accadere contro una squadra del genere, concedere una ripartenza, un cross, è normale che lo sapevamo, è normale che avevamo preparato, anche se in poco tempo, alcune contromisure, però ripeto, contento della prestazione, arrabbiatissimo perché non abbiamo mosso la classifica, non portiamo punti a casa, purtroppo c'è da fare 4 ore di ritorno senza punti e con questo stato d'animo sinceramente volevo risparmiarlo, però pazienza, continuiamo, 7ª giornata di campionato, ne mancano ancora una marea e ripartiamo dalla prestazione.